Siamo con Giuseppe Lau, è il presidente del... presidente di seggio per le primarie del PD, per la scelta del nuovo segretario o nuova segretaria del partito. Si vota dalle 8 alle 20, in via D'Anzito 13, è l'unico seggio di Nola, qui votano anche Camposano, Carbonara, Liveri e Comiziano. Insomma, votiamo in quella classe del PD che stiamo cercando di tenere aperta, nonostante la federazione, la fondazione Chiaromonte ce la voglia togliere. Insomma, cerchiamo di tenerla viva. Perché ve la vuole togliere? Perché c'è stato un passaggio di proprietà quando c'è stata la fusione tra DS e Margherita, e quindi hanno creato il sistema delle fondazioni. Vincenzo La Rocca ce l'aveva lasciata, infatti noi siamo in contenzioso con la fondazione per cercare di sottrarla al patrimonio, cioè per cercare di prenderla, diciamo. Noi siamo qua. 3 marzo ci sarà il ricordo di Vincenzo La Rocca, è vero? Voluto da chi? Voluto dagli eredi, dalla Fondazione Grassi e da varie realtà e dall'AMPI. Infatti noi abbiamo anche il manifesto qui per ricordarlo. L'ultima cosa, Nola, città del libro. Il PD è d'accordissimo, Il PD è promotore di questa iniziativa, si è fatto collettore anche di altre realtà, abbiamo anche allargato rispetto alla precedente proposta. Siamo in finale, aspettiamo le determinazioni del Ministero. Determinazione del Ministero, e quindi è buono per Nola. Speriamo, anche perché... E la politica di Nola fa riferimento solo alle biblioteche comunali, ma non credo. Infatti noi vogliamo anche rilanciare la biblioteca comunale a prescindere dal progetto Nola Capitale del Libro. E tra gli impegni che abbiamo messo nell'agenda del comune e proveremo a rilanciarla a prescindere dall'iniziativa nazionale. Quindi voi appoggiate questa giunta? Certo, siamo in maggioranza, abbiamo presentato anche una lista, quindi siamo pienamente integrati alla maggioranza a Bonauro. Ok.